La collettività possiede un patrimonio che negli ultimi anni, usato in euro presso le normali banche, sta perdendo progressivamente potere d'acquisto. E le notizie ufficiali che si susseguono non stanno affatto rassicurando. E anche ora l'autunno, dunque, anche nelle previsioni delle imprese, che sono negative per il fine anno. Quindi l'inflazione continuerà. Il prezzo del gas non è previsto che diminuisca, anzi, richiede un clima come dico, di consapevolezza delle difficoltà che tutti gli italiani incontreranno negli ultimi mesi dell'anno. Non solo la complicazione che sta sorgendo nella zona dell'Indo-Pacifico non è uno sviluppo positivo anche per ciò che riguarda la guerra in Ucraina. E oggi le cose sono complicate anche da quel punto di vista, quindi. I capitalisti di tutto il mondo hanno individuato nella terra, nei terreni agricoli naturali non ancora sfruttati dall'agricoltura intensiva, un bene rifugio per il futuro. Ma i singoli cittadini, anche per mancanza di informazione sull'argomento, sono ancora lontani da poter godere di una tale forma di protezione del patrimonio. Bill Gates, business magnate, software developer, philanthropist, nation's largest farmland owner. Yeah, you heard that right. Gates owns nearly 270,000 acres of farmland in the US. Who knew? Bill Gates possiede 240.000 acri, che equivalgono a 97.124 ettari di terreni agricoli in USA. Possiede più terra dell'intera città di New York. Jeff Bezos, il doppio. 420.000 acri, 169.967 ettari di terreni. John C. Malone, il più grande proprietario terriero degli Stati Uniti, con oltre 2,2 milioni di acri, ovvero più di 890.000 ettari, paragonabile alla grandezza dell'isola di Porto Rico. Come mai questi magnati sono così attratti dall'investire in terreni agricoli e quale impatto ha nell'industria agricola? Il valore dei terreni agricoli ha avuto un continuo e graduale aumento a partire dal 1985 ed eccetto nei singoli anni del 2009 e 2016 il valore è aumentato esponenzialmente. Nel 1995 il valore era di 1.329 dollari per acro e nel 2020 è passato a 3.160 dollari per acro. Il sistema blockchain sta acquistando ogni giorno più rilevanza, proponendosi quale obbligata via per il futuro dell'economia, anche agli occhi degli organi governativi quali la Banca Centrale Europea. Le criptovalute hanno però un valore incostante, tanto da indurre a puntare sul concetto di stablecoin, ovvero una criptovaluta ancorata al valore di un bene specifico. Le monete stabili sono supportate da un asset stabile o da una valuta fiat e quindi possono sostenere i valori monetari in continua evoluzione, perché la liquidità è appunto supportata da assets. Le stablecoin aiutano così le aziende a raccogliere fondi per progetti in modo sicuro e stabile. Nel caso in cui i prezzi aumentino, più token vengono coniati per mantenere la stabilità. Sono trasparenti. Una stablecoin viene creata utilizzando la tecnologia blockchain. Tutte le transazioni sono trasparenti per tutti gli utenti della rete internet. Con un'integrazione diffusa, le stablecoin sono negoziabili in numerosi exchange di criptovalute e sempre più adottate per scopi tradizionali come soluzioni assicurative decentralizzate, contratti derivati e pagamenti transfrontalieri. Una stablecoin è quindi una criptovaluta che offre una bassa volatilità rispetto al mondo delle principali valute nazionali, sbloccando i vantaggi offerti dalla tecnologia decentralizzata.
nel settore finanziario. In poche parole, le stablecoin possono essere definite come una criptovaluta con un valore nominale fisso. La qualità della vita, dell'aria, del cibo sta progressivamente peggiorando per rispondere a crescenti esigenze di business speculativo. La deforestazione e l'agricoltura intensiva, la perdita di arti e culture tradizionali, anche colture agricole tradizionali, più l'alienazione sociale a danno ovviamente dei soggetti più vulnerabili, stanno imponendo di trovare delle soluzioni in fretta. Argo ha trovato una soluzione, elaborando un progetto sinergico che coinvolge numerose competenze diversificate, ma motivate da un'unica vision. Un grande terreno viene selezionato da un ente esperto in gestione ecologica e rigenerativa. Poi il Dipartimento Tecnologico di Argo effettua puntuali verifiche e rilievi e crea un token ancorato al terreno in modo che il valore di ogni moneta digitale risulti protetto dal valore di una piccola porzione di questo terreno. Il Gaian è così la prima stablecoin protetta da controvalore naturale fondiario. I possessori dei tokens Gaian avranno dunque messo in protezione il loro patrimonio in un bene rifugio reale ed esistente, sfruttando la sicurezza del registro blockchain. Acquistando il Gaian, il pubblico potrà sostenere un'azione progressiva di protezione di vasti latifondi naturali, che rappresenteranno una garanzia per il futuro di tutti noi. Il Gaian aumenterà naturalmente di valore col tempo e si prevede possa triplicare entro i primi 24 mesi. Possedere il Gaian consentirà inoltre di partecipare alle attività di una vera e propria community di persone amanti della natura, con raduni, turismo etico, detox, attività per bambini e per anziani, recupero di arti e pratiche agricole tradizionali, recupero e reintroduzione di sementi antiche, e persino chi possiede il Gaian potrà candidarsi come custode e vivere nelle Argolands. Il sistema di Argo prevede inoltre di condividere i carbon credits generati nelle Argolands con i possessori del token, consentendo loro di rispettare le nuove normative del settore anche qualora siano privati, soggetti privati o piccole aziende. La prevendita dei primi 500.000 tokens è prevista per il mese di settembre 2022. Iscriviti per restare aggiornato e garantirti la possibilità di acquistare i tokens pre-Gaian a prezzo scontato del 40%, massimizzando il rendimento del tuo investimento ecofondiario. Se vuoi maggiori informazioni o diventare partner di Argo, scrivi a eudit@argolands.com e iscriviti al canale Telegram Outers Agora. È una rivoluzione, ma qualcuno deve pur farla.